Una beffa per i velocisti, la vittoria della fuga nella Fossano-Rivarolo-Canavese? Di sicuro una vittoria meritata, quella di Marco Canola, nella 13ª tappa del Giro d'Italia. Una frazione sulla quale, nel circuito finale di 22 km, si è abbattuta una grandinata violenta prima del passaggio dei corridori, che ha costretto gli Spalaneve ad entrare in azione per liberare la strada. Il vicentino della Bardiani parte in fuga nei primi chilometri della frazione insieme ad altri 5 corridori. Da dietro il gruppo sembra poter controllare in maniera agevole. Entrati nel circuito di Rivarolo, tra i campi imbiancati dalla grandine, questa impressione svanisce. Canola prende l'iniziativa e si stacca dai compagni di fuga. Gli vanno dietro Jackson Rodriguez e Tulik. A 300 metri dal traguardo, il capolavoro dell'italiano. Canola non si fa chiudere dall'Androni e dallo Europe Car. Poco prima della svolta secca a destra, che introduce sul rettilineo finale, l'italiano spinge sui pedali, entra in curva per primo e mette il venezuelano tra sé e il francese. Taglia il traguardo davanti ai due rivali e coglie il secondo successo in carriera dopo la tappa vinta nel 2012 nel Tour del Langkawi. Dietro arrivano gli specialisti, con un ordine di arrivo ormai consueto in questo giro, Boigny, Nizzolo e Viviani. Non cambiano le cose in classifica generale, con Urán in rosa, Evans secondo. Vedremo dopo la Allier Europa.